Però Coach, corretto, se si vuole intervenire sulla stampa, si interviene sulla stampa, se vi si vuole scrivere, si vuole un incontro, le porte sono sempre state aperte a tutti. Tant'è che tra di Arena, vedo Monza, vedo Bertoni a San Michele, penso che tra il sottoscritto, tra l'assessore Lunatore, tra i consiglieri comunali, abbiamo ricevuto negli anni diverse rappresentanze di cittadini che hanno esternato una serie di difficoltà legate alla viabilità pedonale per ciclisti e per automobilisti. Quindi la questione del ponticello tiene conto delle necessità di chi vive in quell'area, che ha una serie di difficoltà quotidiana, una serie di difficoltà quotidiane a vivere quello, ad attraversare quel ponticello. Chi è presente dice che non è vero, chi è venuto in ufficio e questo appuntamento ha chiesto degli interventi. Dopodiché mi suona ancora particolarmente strano vedere proposte da chi di ambiente si occupa, che anziché vedere forse per la prima volta, una delle poche volte, smontare pezzi di città urbanizzata, smontare mattoni e fare erba, trovare chi vuole fare rampe aggiuntive, proposte che arrivano da studi, da esercizi didattici universitari per fare rampe aggiuntive su dei pezzi di verde, e quindi per poter garantire ai ciclisti che da Solaro vogliono arrivare fino in stazione a Saronno andare sopraelevata. L'obiettivo di questa amministrazione è quello di poter realizzare una greenway, che è una cosa diversa dalla highline. Un conto è parlare di strada raso verde che unisce diversi giardini, altra cosa è parlare di una sopraelevata che comunque non realizza l'unione di quei giardini. Quando si parla di una larghezza di quell'area che vale 10-20 metri, i tecnici mi spiegano che 20 metri sono praticamente bosco urbano. La larghezza minima per il bosco urbano sono 20 metri. Allora, questa è l'amministrazione che ha fatto partire tre bonifiche in tre aree dismesse, ed è l'amministrazione che sta levando, o che almeno stava provando a levare i mattoni per risolvere le esigenze della viabilità di un quartiere, tutelando gli abitanti di quel quartiere, perché poi, signori, c'è chi quel problema non lo vive, ma c'è chi il problema lo vive. Io mi ritrovo ad abitare in una via che è stata per l'ennesima volta ristretta, e la viabilità è un problema, e dove i ciclisti fanno ancora più fatica a passare nelle vie varese. Bisogna riuscire a coniugare le diverse esigenze dei cittadini e della città. Quello che per ognuno di noi può essere la priorità, può darsi che sia all'ultimo posto delle priorità del nostro vicino di casa. Guardi, sono due anni che abbiamo persone che ci chiedono di cambiare la viabilità sul quartiere, e sono due anni che attendono l'intervento sui ponticelli, perché ai cittadini che si sono rivolti a noi di quell'area abbiamo detto: verifichiamo come potrà cambiare il traffico e la facilità di utilizzo di quelle strade per pedoni, ciclisti e automobilisti, potendo abbattere i ponticelli e allargare il piano stradale. Quindi quello è un'operazione. In attesa di capire come si sarà sviluppato, poter verificare quale studio fare su quale quartiere, che è molto più ampio della questione di Via Arena, di Monza, per tutta la viabilità dell'area.